Ragazzi, welcome back. Bentornati, benvenuti. Che piacere avervi qui. Facciamo subito apparire la game capture per far apparire una di quelle cose che è bello condividere, un'anteprima. Buon pomeriggio. Eccoci. La musica sale. Allora, oggi torniamo a giocare con Yotobi e Gatto. Dopo l'ultima volta in cui vi ricorderete, persi il mio personaggio in diretta. È uscito World Slayer, questa è comunque una live sponsorizzata, ma sono felice di farla, perché mi permetto di raccontarvi un piccolo dettaglio prima di fare la ufficiale introduzione. Questo contenuto e l'espansione è fondamentalmente l'endgame vero e proprio del gioco, ok? Quello che fu Reaper of Souls all'epoca, insomma. È possibile, fin dall'inizio, prendere un personaggio e portarlo, saltando la campagna, direttamente nel contenuto, diciamo, G-Rank, come scherzavo all'interno della storia che ha pubblicizzato questa diretta. In realtà il titolo ti autocrea una build standard per permetterti di affrontare l'inizio della nuova quantità piuttosto seria di contenuto, no? Io, prima di entrare in diretta per essere sicuro che tutto funzionasse, ho deciso di cancellare la build precostruita, perché sono un gamer, no? E se il cavo mi permette di non ammazzarmi, per favore. Controller! No! Controller! No! Tutto ok. Sono rosso perché ho sollevato una sedia da 20 kg, ma ok. Ecco, ho cancellato la build che mi era stata costruita, e nel mentre ricevevo precedentemente, già poco tempo fa, il mio benvenuto in Outriders World Slayer, ho deciso di cambiarla e farne una autonoma. Costruire, senza l'esperienza di aver completato Outriders, sono praticamente un bambino a riguardo. No, 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 adesso ce lo guardiamo dopo. Con Sempre l'esperienza di uguale. un bambino, ma comunque di un giocatore abbastanza veterano, un personaggio in Outriders, ragazzi, vi ricordate cosa dissi quando vi feci vedere lo skill tree dell'originale? Ecco, ho percepito la stessa eccitazione, potendoci però finalmente giocare. Infatti, io qui ho cambiato un po' di cose. Ma ne parliamo magari dopo. Avremo anche una live extra in cui saremo da soli. E guardate cosa ho fatto. La classe standard era buttata qui fino diciamo, all'endgame di questo albero. Io mi sono divertito da pazzi a costruire quello che mi sarebbe piaciuto giocare. E mio Dio, l'interconnessione di questa meccanica di crescita del personaggio se mi diverte. Genuinamente, non ha niente a che fare con l'ADV. Sapete che non lo farei, altrimenti né men che mai quello che dico varia in base al fatto che sia un contenuto da content creator di schedule o sponsored. Non sono stato eclettico, ma il movimento sembra eclettico. Ho cercato di massimizzare le cose che interessavano a me. Survivability, bonus ai danni in base all'abilità che utilizzi, una specifica in questo caso, ossia la categoria di movimento, e contemporaneamente la capacità di sfruttare questi due potenziamenti nella perforazione anche degli scudi nemici. Ragazzi, è stato bello, cioè è stato divertente guardare le varie abilità, per me praticamente per la prima volta, perché Outriders purtroppo non l'ho giocato, e mi sono divertito. Io non posso dare un giudizio sull'endgame, non posso dare un giudizio sull'equilibrio di gioco o se veramente il poter scegliere un percorso o un altro è eccezionalmente realizzato in Outriders, che ho sempre definito un gioco discreto ma che diverte e ti assorbe, no? Da quel poco che lo provai.
Però mi sono divertito a fare questa cosa e penso che possa funzionare. Perché non soltanto ho aumentato la salute massima più volte, ma anche la capacità di regen che ottengo dalla classe che ho scelto combattendo a corto raggio. Comunque, in realtà, volevo semplicemente condividere una cosa sincera. Ossia, prima della diretta ho detto, ok, prepariamo un po' perlomeno il personaggio, così che non ci si incastri troppo nell'introduzione con i ragazzi. E mi sono da gamer, da videogiocatore, eccitato nel farlo. Ed è stato bellissimo. Volevo condividervi questa piccola momentanea, diciamo, finestra di Michele. Ecco. Ah, detto questo, io ho ricreato Elion, a modo suo. E siamo mistificatori. Controlliamo il tempo. Quando vi ho fatto vedere l'anteprima, quella non era appunto Sponsored di Outriders, quando ho potuto provarlo tempo fa, ho utilizzato questa classe e mi è piaciuta da pazzi. Comunque, io torno al menu principale. E quello che accadrà oggi sarà che lo giocheremo insieme. A Yotobi e Gatto. Per farlo, faccio i compiti per casa. E vi mostro il trailer della co-op che mi è stato mandato. Persino come file, ragazzi. Proprio. Ci han tenuto sinceramente. Allora, mi permetto di caricarvi il file in diretta. Eccoci qua. PEGI 18. Ok. Se siete pronti, prima di introdurci. No. Renny Drums dice: mi sembra un po' ripetitivo, come Anthem, tutto molto figo ma monotono. In realtà il gameplay loop del genere dei looter shooter è sempre la ridondanza. Il punto è la soddisfazione che hai nel giocare con la ridondanza. È una cosa che capita anche in un Monster Hunter, ma Monster Hunter ti offre talmente tanto, e talmente tanta tecnicità, e talmente tanta qualità, che quel gameplay loop in realtà ti appassiona fin oltre la fine di quello che dovrebbe essere un sano endgame, no? Outriders magari non arriva a quel livello, però con quello che hanno presentato in questa espansione, sono felice di portarvela anche a mostrare nell'esistenza, perché è tanta roba e inserisce livelli Paragon, a mo' di Reaper of Souls che ho citato non a caso, ok? Ci sono i livelli Paragon, io ho fatto la build anche in quello, eh? Poi ve la faccio vedere in diretta con i ragazzi, cioè ho aggiunto lo 0,1% di Regen ai colpi, cioè. Ok. Ah, vabbè. Comunque, io direi di andare con 3, 2, 1. PEGI 18. PEGI 18. Chiaramente la schermata finale per le schede di YouTube, ed è normale che vi ricordi Destiny, ragazzi, ci mancherebbe altro. Destiny è stata una di quelle opere che ha portato un certo tremore all'interno del concetto di Game as a Service, eh?
Poi, per carità, leggete Sweat, Blood and Pixels. In quel libro c'è qualche racconto sul suo sviluppo. Ma allora, io ci voglio provare. Sono in live e ho su Discord Yotobi e Gatto. Quindi spero che tutto vada bene e che niente vada in malora a livello di Murphy, tecnologia, internet, cooperazione e chiamate. Quindi, vogliamo provare? Io adesso tocco Discord. Sweat, Blood and Pixels. Sweat, cioè sudore, sangue e pixel è il libro di Jason Schreier. Allora. Ok, il gatto mi ha scritto culo su Discord. Mi sembra un ottimo modo per dire ci siamo. È una parola che implica forte abnegazione alla diretta. Perfetto. Vediamo che succede. Start voice call, aumento il volume. Forza, forza, forza. Buonasera, buon Vi pomeriggio. sento, vi sento. Ha funzionato. Sono già emozionatissimo. Buonasera, amici. Che bello. Ok, eccoci. Buonasera, come state? Qui ovviamente in chat sono tutti contentissimi. Io sono in realtà più carico del dovuto perché l'ultima volta che abbiamo giocato insieme era probabilmente con Out. No, abbiamo fatto quella diretta incredibile, traumatica su Rocket No, League. non la ricordare, Michele, lascia perdere. Era in mezzo tra le due? Sì, era in mezzo, Era sì. in mezzo. Era in mezzo fra le due, esatto. Ma l'avevo rimossa, infatti ricordavo Outriders. Ok. Dove abbiamo vinto, ricordiamo, eh? Ah, in Outriders moltissimo. No, no, Il ma anche Rocket League, gol è ricordo. fatto, Sì, l'unica cosa che conta è quella. sì. In simpatia abbiamo vinto. Sì, esatto. Beh, lì ci Sicuramente voleva eravamo veramente i più poco. sportivi. È vero. E anche lì ci voleva veramente poco. Vabbè. Allora, è strano essere in diretta solo io in realtà. Sì, Quindi mi ha mandato l'invito, mi ha messo nel panico più totale. no, ma io allora, adesso siamo qui tutti a inizio campagna di World Slayer. Dobbiamo riuscire a cominciarla insieme con i nostri personaggi ascesi a livello 30. Quindi allora, es esiste lo stesso dramma della scorsa volta, ossia che Karim non riesce ad aggiungermi come amico. Però c'è Gatto, il salvatore delle lobby, giusto? Speriamo. In Adesso teoria non. sì. Guarda, adesso hai tutta la responsabilità. Io me ne libero Ottimo. completamente. Allora, no, aspetta, vediamo, io provo a fare una cosa. Clicco gioca con i tuoi amici. E abbiamo Un Antonello buon Golfini. inizio. Sono io. E non avevo dubbi, lo ricordo. Antonello Golfini è uno di quei nomi perfetti. Quindi, in teoria, se io mi unisco ad Antonello, anche Yotobi riuscirà ad unirsi ad Antonello e saremo tutti con Golfini. Ma ti Giusto? puoi unire automaticamente o ti devo invitare? Guarda, io ti vedo, quindi provo a dire. Ah no, posso Io mandare. non ti vedo. Io Non mi non ti vedi? vedo. Forse. Oh, no! No, aspetta, però credo, la mia teoria è che tu sia invisibile attualmente. Addirittura invisibile. Credo su Credo. Steam. Potrebbe essere questo il caso, ma vediamo per esempio se. Ah, perché tu non puoi mandarmi un invito. Allora, io controllo subito se su Steam sono in qualche modo invisibile, ma in realtà vediamo un po'. Io su Steam non ti vedo, eh. Ok, allora vediamo un po'. Ok. Questo penso che sia un'impostazione molto semplice. Vediamo un po'. Allora, amici. Io sono invisible online. Risolto. Ora sono verde in lobby su Outriders. Ecco, Infatti adesso ti vedo quando e le ti cose mando l'invito. funzionano in maniera così fluida, ho il brividino da content creator. Ok. Tanto entra, poi vediamo prima del Intanto brividino. Voilà. ho paura perché c'è un mostro enorme che sta disintegrando tutti lì laggiù L'ho e ho un po' taggato, hai paura. visto? Bravo, bravissimo. Allora, aspetta, che Qui. devo vedere che No, sarai bravo tu, non so. sì,
avendo il personaggio a livello 30 ci ha dato un po' di equipaggiamento per il livello 30 base e quindi me lo stavo spulciando un attimo. Io che sono il tank mi ha dato il fucile da cecchino, hai visto? Figo. Ci sta. Ecco. Benissimo. Qua Antonello, ho accettato l'invito. Oh, che bello, è partita subito la partita, siamo nel terzo millennio. È bellissimo. Vi ricordate? Madonna. La scorsa volta ci siamo dati il 5. Eccoci. Wow. Ok. Comunque, via, vedo il casino laggiù. Mi rendo conto che dovrebbe essere, ed è normale, però c'è quel lato di me che è cresciuto senza questo universo che comunque si emoziona quando vi vedo muovere in tempo reale con me. È bellissimo. Ok. E soprattutto ognuno lascia le impronte sulla neve, che non è banale, vorrei dire. No, no, questa è una di quelle cose che a noi emozionerà fino alla morte, ovviamente. Come le onde in un lago, no? I tremolii dell'acqua quando ci cammini dentro. Allora... Ma vuoi ridere, Michele? Ho Prego. Visto ieri sera un episodio della tua serie di Shadow of the Colossus Remake. Oh, e parlavi proprio del fatto che lui lasciasse le ondine dell'acqua passando nell'acqua... E l'hai paragonato a Baldur's Gate Dark Alliance 2. Sì, è stato incredibile. Assolutamente. Allora, vediamo un po'. Non passa un secondo che deve subito attaccare. Stavamo parlando. Scusami, ho visto. Guarda questo nuovo potere, che bello. No, ma l'hai trasformato tutti. In monolite, che è successo? No, praticamente il monolite li assorbe. Ah, bene. Aspetta che devo usare il cecchino perché sono il tank. Bravo. Mi piace. Ok, allora. Ecco, guarda, No, questo qui è un'altra roba. Allora, io sono il mistificatore. Voi che classe avete? Io sono il piromanzo. Io... Porca miseria, non me lo ricordo più. Benissimo. perché adesso lo sto chiamando te. State a vedere quanto è figo il distruttore, se non sbaglio. Scusatemi. Perché Kerim tira fuori attacca ai mostri. Per forza, se no che devo fare? E sei rimasti gli stessi della volta scorsa, no? Sì, sì. Le classi, sì. Infatti. Ma mi piaceva. Ah, com'è spaventato? Non l'abbiamo È scappato. Allora, sento, io... Senti, Michele, molto basso, lo sto continuando ad alzare. Sì, aspetta. Allora, ok. Ho una soluzione per voi. Devo fare del male ai miei utenti. Allora, fatemi sapere, ragazzi in chat. Come? Sì, perché io ho la super setup audio figo che... però distrugge il rumore, cioè il livello audio su Discord. Ora proverò a disattivare... possiamo alzare noi, Non ti... Esatto, tanto proviamo ad alzarti, poi vediamo. Ok, prova ad alzarmi. Ok, fammi sapere. No, stai fermo, prima che ci spacchi anche noi le orecchie. Ma è che io ce l'ho al 200%, Michele. Adesso anch'io. Non posso metterlo più di così. Parlami. Allora, com'è così? È un pelino di più, non sarebbe allora, male. Allora, aspetta, ci penso io. Non... Mi gestisco con i ragazzi in temporale che mi diranno se quelle cose vanno male. Ti sento anche leggermente laggante, però magari sono Vabbè, io. Vabbè, quello okay. poco, potrebbe in essere... Leggermente, ho fatto solo... Ma com'è adesso? E adesso sei più forte, aspetta. Meglio? Molto. Parlaci. Prova. Alzo la voce, siamo in combattimento! Sì, adesso grazie, devo abbassarlo a 90. Meglio. No, va bene. Ma okay. meglio così. No, va bene. E che c'avevo 200. Perfetto. Ci siamo. Perfetto. Voi ragazzi in chat fatemi sapere, io modificherò i livelli audio in base. E aspetta, abbasso un pochino il bitrate così magari mi sentite meglio. Non si sa mai, non sono ancora nel futuro io in quel riguardo. Michele, visto che sei tu lo streamer, vai tu a pigiare certo. ogni singola icona così. Let's go. Che è la sua tecnica per gli horror, Ah no, dobbiamo premere tutti. Esatto, dovete accettare la missione. Ok, mi alzo in stream. Le tempeste di ghiaccio sono sempre peggio. Jade, dicevi che i pod erano protetti da... No, devo recuperare i dati prima che si fricca tutto. Ma li sta scrivendo a mano? Lo sai, questo è il classico film con il nerd che smanetta sulla tastiera. Chi? Infatti, guarda caso, lui è quello che ti modifica le armi. Strano. In modo esponenziale. Delle volte il culo, Quello che abbiamo fatto per portare giù questi pod
E le armi. E i semi per i campi. La conoscenza proveniente dalla Terra. Alla fine non sarà servito a nulla. Magari un backup in più, no? Se non riusciremo a fermare quello che sta arrivando, non avremo più un posto dove nasconderci su questo pianeta. Allora smettiamo di nasconderci. Ok. E la soluzione? Sparare a tutto. Esatto. Adesso usciamo fuori e spariamo. Facciamo terraforming a mano. Madonna. Con la zappa. Ah, proprio... No, sì, non credo. Non quel terraforming. Giusto. Ha chiuso la porta da così? Ma perché se ti ricordi, gli Outrider sono praticamente divinità immortali, incavolatissime. Non promette bene. È vero. Solo che non ho capito se l'ha detto a lui, tipo stai dentro e ha chiuso la porta o effettivamente... Ma che bello però qua, madonna. Esatto, esatto. No, l'estetica... Il ghiaccio. Siamo vestiti un po' leggeri, Un po' di pelo serviva, ma... Guarda come si schiantano. Eh sì, fanno tipo bombardieri, si congelano e esplodono. Se loro non si sono adattati alle tempeste, non voglio sapere le nostre possibilità. Vedi, l'ho detto che eravamo leggeri. Abbastanza in fretta con l'anomalia, ma queste ondate sono improvvise, troppo intense. È giusto di qua, mi sa di No, però è molto bella l'acqua. Esatto, qui c'è l'acqua energizzata, ma alla fine abbiamo il classico percorso verso la vetta. Per l'acqua all'anice. Sì, il bivio con il vicolo cieco. Guarda che c'è lì roba, eh. Non si capisce bene, ma c'è qualcosa qui. C'era. Probabilmente. Era. Dice un easter egg, tipo l'alieno di GTA V dentro il ghiaccio. Ma se sparo. Ah no. Oh, sì. Il ghiaccio che vola può essere colpito. Oh, loot, finalmente. Credo siano munizioni solo. Ho sbagliato tasto. Michele, gatto, che hai fatto? Perché devo tenere premuta la E. E per qualche motivo il mio cervello poi, dopo che non ho tenuto premuta la E, ho premuto la F automaticamente. Mamma mia. Siamo noi, esatto. La calamità. Scusate. Non serviva, ma va bene. Sempre a fare il fenomeno lui. Scusami. Aia. Spinto. Adoro. Rallentare il tempo e vederli disintegrarsi mentre ti curi con il loro sangue è una roba che... Quello che un po' mi ha fatto innamorare di Outriders, quello. Tutta la varietà di abilità e di casino che c'è durante le battaglie. Leggibile, però. Ecco, sì, il fatto che sia leggibile è molto piacevole. Ah, se non vuoi dirlo, ma stiamo anche andando come treni. Mamma mia! E poi giusto che adesso si trova loot viola perché siamo di livello massimo. Siamo alti, sì. Giusto, è vero. Siamo alti, però al minimo dell'alto, comunque. Allora. Sì, perché ci sono due gradi nuovi. C'è il grado ascensione, livello ascensione, che mi sa che l'hanno messo però con il DLC New Horizon, se non mi ricordo male. E poi il grado apocalisse. Che... Esatto. Prestigio. Sì, esatto. Aspetta, adesso sto raccogliendo roba. Ma come no? Infatti, guardare. Guardare tu. Sì. Aspetta, che c'è roba anche qui. Bene, ragazzi, in chat, preparatevi a vedere un po' di menu. Perché passeremo molto tempo. Assolutamente. Oh, il min-maxing è importante. Tra l'altro, io ho fatto un livello ascensione. Quindi adesso mi aumenterò il regen dello 0,1%. È vero, allora. È vero. Ascensione, eccolo qua. Ecco, il fucile è interessante. Oh, un mantello che mi fa 500 difese in più, eh. E già il mio cecchino è diventato obsoleto. Sì, ho già cambiato anch'io. Beh, sì, ti dà proprio l'equipaggiamento basic per iniziare. Però era viola, eh. Il tuo equipaggiamento? Il mio è blu, era. Come viola? Ah, il mio era viola. Però era un cecchino, io. Lo vuoi? Te lo droppo. No, grazie mille. Ok, questo è quello. Ah, giusto. Devo anch'io salire di livello.
Io al prossimo livello abilità mi prenderò anche il buff del 20% al fucile, così vado alle spalle e faccio cose bruttissime con il bonus al corto raggio che mi sono messo alla build, perché io ho resettato il personaggio per fare il fighetto e mi sono rimesso le abilità come piacevano a me. Allora vado anch'io. Ah, come fatto? Come si resetta con c'è un no, l'ho fatto anch'io, intendo dire come lo hai creato, cosa. Ah, e l'ho fatto un po' più DPS. Mi piace. DPS. Ottimo. Sì, ho anche risettato tutte le abilità proprio attive. Ok, perché... adoro. Adesso c'è questa che l'ho appena messa, vorrei provarla. Vado in mischia, rallento sì, tutti. Adesso quest'arma, sciolgo tutto. Mamma mia, cuore creatura. Non vedo l'ora di arrivare dei nemici effettivamente... Che possono che subire i più abilità. Esatto, questi veramente li stiamo sfondando. Vabbè, che se cannon fodder di inizio missione. Sì. Che poi... Un altro cecchino viola, dai, ma perché? Capirete molto bene cosa intendo. Questi, diciamo, pezzi di carne di inizio missione, a certi livelli, qui si chiama Apocalisse, no, la difficoltà, saranno terrificanti. Ricordate i Torment di Diablo? Ecco. Poveri. Ecco, l'hai chiamato gatto, guarda. Tranqui, è già morto. No, stai fermo. Mamma mia, guarda. 15k. Cioè, veramente l'abbiamo sciolto. Ma questi sono i pinchi di Doom 3. Mamma mia, Madonna, che cosa tiri fuori. Gatto. Che cazzo. Quando sfonda la porta d'acciaio. Eh sì. Ma veramente però, eh? Eh sì, sono la versione modernizzata, gatto. Che poi dopo sono tornati indietro, se non ricordo male, nel Doom di 2016, al vecchio design. Sì. La stellina, seguiamo la stellina. Sono vecchio, scusate. Bedford Bones, scusami, non so come chiamarti, Bones, tio. Io te lo consiglio vivamente. Io l'ho finito e ho fatto anche una ventina di ore di endgame al lancio, praticamente dopo la live nostra. E mi sono divertito un botto. Se ti piacciono i looter shooter, è proprio l'apoteosi del looter shooter Outriders. Dovete arrivare. Chi? È tardi. Non puoi salvarci. Ci proverai. Ti consumerà. Sanna, io non me ne andrò. Invece sì. Mi dispiace. Ce l'ha tirata un po', eh? Parecchio. Resta qui. Intanto libero la strada. Mi ero dimenticato che il personaggio era così spaccone. Lo è un botto. Sì. Si comporta malissimo. Guardali. Guarda che si vedono finalmente. Se è vero che percepiscono le tempeste prima che arrivino. Ma guarda che belli che sono. Ne arriveranno molte altre. Dovrebbero essere gli ultimi. Vedo punti esperienza a parire, state sparando. Eh sì. Sparando, congelando, stiamo facendo di tutto. Yeah. Tra l'altro restano le ossa bruciate a terra come gli zii di Luke Skywalker. Beh, Dio mio. Oggi è il giorno delle citazioni. Scusatemi. Ah, Michele, chi è che ha ostato la partita? Gatto o Michele? Non mi ricordo. Gatto. Gatto, mi sa che poi il grado Apocalisse credo sia la difficoltà del mondo. Mi sa che la puoi far salire visto che è al massimo, almeno da me la barra è al massimo. La vedo, anche io, però non so come. Aspetta, adesso ci stiamo trasferendo. Guarda, Lothric, il dorato, giustamente. La trama di Outriders è una delle cose più belle. Lo so che sembra perché stiamo facendo una live sponsor. No, ma in realtà... Esatto, ragazzi, capisco perfettamente. Esatto, capisco perfettamente. Io condivido l'istinto che in questi genere di gioco si skippano i cutscene. Cioè, è istintivo. Ah, no, devo giocare, fare loot, fare level up, eccetera. Esatto. Però già dal prologo del primo... c'era ciccia, poi io non l'ho finito, Karim sì, appunto ne stava parlando, ma c'è trama davvero, è buona.
è fantascienza pura, quindi se vi piace, vi piace. Dovete passare sopra il fatto che il vostro personaggio è veramente uno stronzo. O una stronza, dipende da quello che scegliete di fare. Sì, per giusti sempre. Motivi. E ci sono più morti improvvise che in Game of Thrones. In questo gioco non vi affezionate a nessuno, perché è un casino. Allora, fammi vedere se posso fare qualcosa riguardo. Le vostre armature incredibili, scusami. Hai visto? Tu sei ancora vestito come prima? Ah, grado progressivo, ecco qui. Grado 2, ti è. Nice. Ok. Ah no, aspetta, mi ha dato un premio. Non è che lo potete prendere anche voi? Dici per l'apocalisse sbloccato? Sì. Poi non so se ve l'ha dato, non so se ve lo dà automaticamente dopo che l'ho preso io o se ognuno se lo deve prendere come vuole. Comunque da ISK, grado apocalisse. Ottimo. Ah ottimo, sì, lo possiamo ottimo. Reclamare, eccolo qua. Ok, perfetto. Eccoci qua, grado apocalisse. Grazie. Ti ricevo. Anzi, anche il grado 1. Secondo te, credevamo fosse solo un'altra tempesta, ma abbiamo perso quasi tutto in superficie, incluso chi non poteva muoversi in fretta. Dove ti trovi? Nei vecchi piani interrati. Non resisteremo a lungo. Abbiamo un ascensore. Ti porterà giù. Vende roba carina al mercante. Sì, però ho paura che troviamo di meglio, sai? Sì, ma infatti non so quanto... Io ho sempre quel dubbio. In un gioco pieno di loot, non so quanto comprare nei negozi, mai. Sì, l'acquisto ti viene... Magari verso l'inizio, però io... Ho appena droppato una giacca che mi fa 500 in più rispetto all'altra. E quindi... Boh. No, ma sono quei dubbi che mi porto avanti da tutta la mia vita nei videogiochi. Infatti non compro mai niente. Infatti, cioè, non so... Cioè, a meno che non ci sia quell'oggetto unico che ce l'ha solo lui, non compro mai niente. Ma infatti la cosa più utile è cambiare i talenti, rispeccare un'arma piuttosto che comprarne una nuova di solito. Verissimo, sì. Poi qua in Outriders è molto importante la build, perché le abilità passive si incastrano tra di loro e puoi fare delle macchine dei morti. Mamma mia, sì. È bello che ogni pezzo di equipaggiamento ha delle sue abilità e tutto si combina, vediamo. Sì, poi qua ogni volta che rompi un oggetto, le abilità passive tu le impari per poterle mettere agli oggetti che hai addosso. Quindi poi diventi un tritacarne. Confermo. Antonello Golfini può incontrare Shira. E vai. Scusate, mancavo se io. Se mi vieni a tenere la mano, magari. Scusate, mancavo io. Shira, che è successo? È finita. Credevo che il segnale, i pod e il piano di Zaidi potesse... L'anomalia consuma ogni cosa. Non so come sopravviveremo. Forse ottimista. C'è un modo. Tu, traditore! Credevi di fregarci. Shira, ma cosa... E il tuo amico ha passato informazioni ai ribelli. Tenente! No, devo trovare... No, non avete capito! No, lui può salvarci! Salvare cosa? Quello che abbiamo costruito non c'è. Ascoltami. Più. Sono stanco delle tue missioni, della tua speranza nel caso! Siamo stati noi. 100. Altrimenti avevamo un'altra morte improvvisa. Ah, no, lei ha sparato! Ah, lei ha sparato! Pensavo gli avessero sparato la pistola a lei. E invece no. Se uccidono anche il dottore, è finita qua. Non sopravvivono in due. Alzati. Dato, hai visto che bravo che sono stato? Non te l'aspettavi, Con chi saresti in contatto? Salvador. Francisco Salvador. Sì, sta con i ribelli, ma è uno scienziato. Condividiamo i dati. E non hai mai pensato di dirmi che ci parlavi? Ascolta. Quello che ha scoperto potrebbe darci una risposta. Ma è sparito prima che ricavassi i valori finali. Senza quelli, io questo non... Salvador, dove lo trovo, se è ancora vivo? Lavora ben oltre le linee nemiche, in un posto chiamato Black Gulch. Black Gulch. Non ti conviene andarci, sai, Outrider. Perché? Che c'è? Una mutazione. Sappiamo solo che si fa chiamare comandante.
Black Gulch le appartiene. Originale. Non riuscirai a uscire da lì viva. Può darsi, però. Se nessuno ci prova, nessuno ne uscirà vivo. Andiamo. Vi do un'informazione totalmente inutile. Quando andavo al liceo, una mia compagna di classe aveva un cavallo e si chiamava Salvador. Pensavo Derby. Comandante. Okay. Avevi veramente ragione, era inutile. Sì. Ci ho pensato e ho voluto comunque condividerlo. Quindi... Grazie mille. Adesso avete queste informazioni, ci potete fare quello che volete. Continuo a vederlo. Un'ombra che strappa, lacera anime. È un luogo malvagio, Outrider. È un luogo malvagio. E che deve arrivare, madonna. C'è un villaggio di pescatori. È un luogo malvagio. Prego, Mike. Let's go. Posso fare qualcosa? Potremmo parlare per 20 minuti o andare a uccidere le cose. Per ora, oggi, uccideremo le cose. Eh sì. Vi ho mandato la richiesta. Michele, mi sa che è ancora nei dialoghi. Oh no. Aspetta. Ho premuto A e si è resettato. Per errore. Ok, seleziona destinazione. Ma non sai che doveva farlo lui? L'ho fatto io. Ma stava facendo dialoghi lui. Forse ci siamo... Anch'io. Forse ci siamo sovrascritti. Vediamo un po'. Se viaggio qua, vedete per caso una richiesta? No. Aspetta, Viaggio iniziato. Viaggio iniziato. Ok, era iniziato e poi si è resettato perché ho riparlato con l'NPC. Perfetto, stiamo partendo. No, perché anch'io stavo seguendo i dialoghi, però non... Forse ci siamo sovrascritti le richieste. Esatto. Ci siamo. Driftwater è più avanti. Ok, Tiago. Cosa devo cercare? Una barca. Procuratene una al porto per oltrepassare l'acqua. Poi dovresti trovare un... Parlano tutti dopo aver svapato. C'è questa voce gutturale. Ha la gola un po' piena. Cosa c'hai? In gola. Mi hanno imprigionato lì. Cerco di parlare nel modo più fico possibile. Vai di diaframma, Michele. Esatto. dobbiamo parlare tutti in questa maniera. Fare? Lo dico sempre. Io il respiro di diaframma non ho ancora capito come spiegare al mio corpo di farlo. Se vuoi, quando ci vediamo te lo spiego, perché io lo so fare, perché avendo la scogliosi mi hanno fatto fare tutte le respirazioni possibili. Due giorni insieme non me l'hai detto? Non me l'hai chiesto. Hai ragione. Attenzione. Non è cicciato fuori questa cosa. è cicciato fuori Salvador, ma non... E non il respiro di diaframma, va bene. Ci ho provato, ma proprio non capisco se sto facendo giusto o no, e quindi niente. Il giorno dopo scese una fitta nebbia che celava una figura con impermeabile gancio insanguinato. Ma chi è che parla paura? Così? Ci sta raccontando la storia dell'orrore. Esatto. Sì, esatto, intorno al fuoco. La campana rintoccò a ogni ribelle morto. Si dice che si riesca ancora a sentirla. Però l'ha detto un po' affogando. Si riesce ancora a sentirla. E poi è finito nell'acquitrino. Aha! Oggettini! Buono. Delle scarpe, ottimo. Spero siano impermeabili, visto dove siamo. Attenzione. Grazie. Codex. Codex, signorina, codex. Brillante. Ma veramente horror che hanno fatto con questa parte di mappa. Vero? Molto bella. Sì, figo, sì. Il villaggio dei pescatori di Bloodborne. Veramente quello? Ok.
Il doppiatore, tra l'altro, è di Skyrim. È uno dei doppiatori di Skyrim, lui. Ma credo che il dottore fosse NPC. Nathan Drake. Allora. Ecco qua. C'è il checkpoint. Qui si spara. Questa è l'arena. Bisogna salire la campana? No. C'è una campana in cima a questa torre. Quindi dobbiamo non so... suonarla ad ogni nemico ucciso, come diceva lui. Dobbiamo letteralmente cercare una barca, quindi... Ah no, muoviamo. È lì, guarda, la vedo da qua la barca. E poi tra l'altro credo, se premete su col D-pad ti dice esattamente dove andare. Sì. In maniera anche abbastanza divertente. Tutte le curvette 3D. Ok, esamina. Niente barche sul molo. Mi sembra di vederne una in quel bacino di carenaggio. Sì, ma non parlare da sola. Effettivamente. Allora. Eccoli, cattivi! Finalmente. Ah, in allora, pompa sì. Magna proprio con il... Arrivano suonando, hai sentito? Ah, bene. Siamo ad Apocalisse 2, quindi magari... Vediamo, eh. Porca miseria quanto zoom ha questo cecchino qui. Il danno che mi fanno questi signori. Finalmente adesso. Guarda qua che bello. Abbiamo fatto la combo delle nostre abilità. Niente, richiedo tutto su Apocalisse 2. Sciolti. Oh mamma mia. Arrivo. No, mi riferivo all'orrore che gli hai fatto a quello. Quindi qua stiamo vincendo. Mamma mia. Così tu saresti inviolabile, eh? Vediamo qua. Lo dice lui, lo dice. Guarda qua. Là. Inviolabile. Oh mio Dio, Antonello. Allora, investito. Teletrasportarsi alle spalle e farli a pezzi è una roba che lascia il segno nei ricordi, eh. Direi. Lascia fare a me quello lontano che sono cecchino. Ale. Morto? Sì. Era ancora vivo. Okay. L'ho trasformato in un sasso. Ecco, sei tu allora che li trasformi in sassi. Sì, perfetto. Sì, sì, sì. Ok, apriamo. In realtà, io sono un prestigiatore. Faccio. Olè. Chi spara? Tu Karim, che fai? La risposta è giusta. Sono lì, sono lì. Il codex è più importante della vita. Sembrano dei vecchi appunti. Mi ripristino con i vostri. Mamma mia, questa build regen. Cosa non fa? Penso io, guarda che tank che sono. Da fuori. Col cecchino. Li uccido. Headshot. Lasciala a me. Oh. A posto. Niente. Scusami. Grazie. Perché ho preso fuoco? Ah no, perché sono salito di livello. Pensavo fosse la tua abilità. Ma scusa, sei solo fuoco amico. Guarda. Esatto. Però sicura. Merda,
Questa barca è messa male. Beh. Eh sì. No shit Sherlock, veramente. Però non c'è altro. Che sia il pescatore. No. No, è impossibile. Non può essere il fantasma del pescatore. Mi devo calmare. Hai i superpoteri. Mi disorientano. Quanto se la sta raccontando, ma vanno bene i mostri giganti che camminano sulla superficie terrestre, ma un pescatore fantasma, guai. Terrore. No, il pescatore non può essere. Aspetta, devo cambiare l'arma, aspetta. Ammazza subito, lì. Non ci danno il tempo. Però io sto cambiando 8 armi nei 2 minuti. Ok. Bene. Può essere il pescatore. Hi Binge. Ok, me la sono cavata. No. Lascialo a me, lascialo a me. Tieni. E diventi un sasso. È troppo divertente. È tornato, vederli implodere, guarda, e diventare un monolite. Perché gli fa una certa quantità di danno, ma non muoiono incredibilmente. Cioè, lo trasformi in un sasso, ma loro tornano come erano. Super arcade. Let's go. Ammazza quanto ha vibrato il controller per aprire questa porta. Altri fantasmi per la città fantasma. Fammi passare, pescatore. Ammazza, che ragazzi, che profondità questo personaggio. Oh, ok. Ma ha detto cazzo. Ha detto cazzo, esatto. Ha detto anche stronzo, ha detto. Ma quanto è sboccato questo fantasma? Questo pescatore. Allora, è il momento di ammazzare i minion. Allora, aspetta che mi avvicino. Arrivo, Però guarda quanto è incazzato. Tanto diventi un sasso, pescatore. Poi vediamo. Mamma mia. Michele, se riesci a rallentare la bestia di Satana qua, così riusciamo. Sì, stavo cercando di ammazzare. Ma il pescatore, sono da solo io contro il pescatore. No, no, ci sono io, solo che tu sei attaccato. Stavo coprendovi. Ah, ok. Arrivo. Sto arrivando. Monolitico. Non funziona. Lo rallento. Non funziona niente. Ok. Giustamente stavo facendo full focus. Aia, ha preso. Vedo. Arrivo. Via, per trasporto. Rallenti. Mamma mia. Dove è andato il pescatore? È morto? Oh, così. No, no, è qua. Cazzatissimo. Ecco qua, guarda. Hopla. Oh. Ecco. Scinè. Il pescatore, arrivo. Rischio grosso. Vai che è andato, vai che manca pochissimo. Allora. Grandi. E il pescatore ci saluta. Torniamo di qua. Sono ancora dei minion, ma ormai è fatta. Non ti preoccupare. Uno è diventato un pezzo di un Jenga. È una marea di loot lì per terra. Sì, tantissimo, ma infatti non si toglie questo qua. No, dei guanti. E un altro cecchino viola. Beh, che dire. Grado Apocalisse 3. Buono. Lo metti? L'ascensione 4. Fatto, sì. Oddio, l'ho fatto senza chiederlo, però immagino di sì, stiamo andando via spediti. Credo di sì. L'unico dubbio è se ho perso qualche loot, vediamo un po'. Eccolo. Ci sono le stelline a terra.
Belle ste armi. Oh mamma. Viola. Bella sta roba viola ovunque. Ok, let's go. Attraverso il calo. Aspetta, aspetta, apriamo il menu, apriamo il menu. Ora sì che abbiamo droppato roba. Ora conviene un secondo dare un'occhiata. Allora. Questo. Per l'abilità giusta. Questo. Che ma è un animale come arma? Che cos'è? Visto che skin che ho. C'è di tutto. C'è una colonna vertebrale. Quella colonna vertebrale. È mio quel fucile. Aspetta, c'è del viola. È vero. Ho un gonnellino. Vai, che era l'unica roba viola che non ho. Ah no, anche la maschera non è viola, neanche le scarpe. Perfetto. Fucile. Ah, una doppia canna. Ok, ok. E ora? Dove si fa? Si va. Ah, si prende la barca del pescatore. Giusto. Mi sa che dobbiamo raggiungere. Ah, o era quello qua, nella basca? Era il... Sì, sì, no, era lui. Era lui, ha detto non è possibile il pescatore, ma gli rubiamo la barca, hai visto? Non so se era lui, a me sembrava più. Ma come si chiamava il pescatore? No, era lui. Ma scusa, io mi aspettavo un fantasma col cappuccio e lontano con la lanterna, invece era una bestia con due armi in mano. Sì. Era il fantasmone. Era il ragazzino di Little Nightmares gigante. Esatto. Questa fortezza ne ha le sue fauci. Ho paura per te, Outrider. No, sai chi era? Era Gael, era. Però con la mantellina, con il permeabilino ammazza. Giallo. Oggi Gael gatto fa citazioni continue. Quel Gael. Quello di Dark Souls 3. No, pensavo quello di How I Met Your Mother. No. Chi è che si chiama How I Met Your Mother? Scusa, Gael. Era il fidanzato di Robin quando torna dall'Argentina. Era Enrique Iglesias. Che cantava... Te lo ricordo. Sì, ho capito. Ok, okay, le citazioni non vado così nella profondità. Ho dei limiti. E non ci somigliava, tra l'altro. No, assolutamente. Cioè, non solo l'abbiamo ammazzato, gli abbiamo rubato anche la barca. Sì, no, ma infatti è divertentissimo. Sono scappato. Dentro, sotto la grande lama, c'è uno scarico che porta alla zona delle esecuzioni. Ricordo ancora che ho strisciato tra i cadaveri per avere la libertà. Ma che cos'è la grande lama? Dovrebbe essere vuoto. Solo che non sappiamo ancora. Cioè, letteralmente o è una cosa figurata che ha detto lui? Non è tutto Elden Ring, che letteralmente le cose ho capito, che dentro sotto la grande lama ha detto. cosa mi immagino? Ma sarà un bar. Ora io spero che sia un bar. Qualcosa, o... cioè, e qui? Una spada oppure... Ah no, c'è del loot, c'è del loot là in fondo, aspettate. O c'è un pendolo gigante come negli horror. Certo. Vabbè ragazzi, ci vediamo. Oh no, un'altra maglietta, aspetta. È ancora meglio della mia, ma porca all'inizio miseria. Soprattutto quando non sei in endgame, se vedi che qualcosa fa più difesa della tua, equipaggiala da direttamente da per terra, così fai prima. Ma volevo vedere anche le passive. Ma infatti per quello ti dicevo, quando non sei in endgame, le passive te le metti da parte per poi metterle tu quelle che vuoi dopo. Cioè, almeno io ho fatto così giocando, poi puoi fare quello che vuoi. Ma scusa, ma dove stiamo andando? Io seguo il destino. È la lama questa. Non credo. No, ma in realtà è generalmente un classico del genere. Cioè, durante la run normale, se vuoi giocare endgame, non pensi alle abilità base, perché tendenzialmente è più avete semplice. Avete ragione. Sì, lo fai dopo, poi ti crei la build che vuoi tu. Sarebbe come farsi la build in low rank in Monster Hunter. Madonna, quanto non serve. Esatto. Ah, che odorino. Eccola la grande lama. Vedi che era letteralmente una grande lama? È veramente una grande lama. Te l'ho detto, non è il nome di un bar. Ma dai! E tu che cazzo sei? Oh, ma che cazzo. È la mutazione. Culo. Uccidete la stronza. Avete capito male, mi sa.
Sarà divertente. Oh, salve! Cavolo, sono apparsi prima le icone che il... Sì, anche a voi! È stato terribile! Vale, questo, questo... Mamma mia! A posto! Okay. Ok, ok, va bene. Abbiamo... Ok. Che pace. Oh, un altro pescatore. Giustamente, questo è il boia. Sì. La lava va nutrita. Adoro il doppiaggio. È tutto così teatrale e caricatissimo. Io lo sto giocando in inglese ed è super teatrale. Quindi a posto. Secondo me te lo godi di meno. Io te lo dico. È possibile. Il dot, porca miseria, che male. Au. Mi cazzo. Ce la fai? Buona mano? Dietro, Cioè, aspetta che ammazzo il giustiziere prima, poi vediamo la gente dietro. Mamma mia, 10k a colpo. Niente, sono morto. Ti salvo. Ci pensava lui, ha detto. Okay. Sono tornato. Vabbè. Mi hanno preso la sprovvista, non avevo visto la scaletta. Chi è? Ah. Quello l'ho mandato sulla luna. Dai, che è quasi morto. Il giustiziere fa una figura a Barbie. C'ho questo moschetto. Minchia, l'abbiamo disintegrato. Siamo morti. Ma c'è uno qui. Ragazzi, ho finito tutti i colpi purtroppo. Non... Ok. Ah no, aspetta, ce ne sono qui, perfetto. Oh cavolo! Sono completamente buttato a terra. Arrivo. Mi hanno fatto una chiusa a 4. Aspetta che sono un po' tanti, ci siamo. Non vorrei fare la stessa fine. Sì, no, esatto, non essere impulsivo come è stato il mio mistificatore. Che miseria, quanta vita mi sta togliendo questo maledetto. Hai visto, è per quello. È cattivissimo. È quello che è successo a me. Noi giochiamo senza le coperture, giochiamo proprio a cazzo duri. Aiuto. Karim, Salvatore. Ma siete a terra entrambi. Sì. Fantoni. Eccomi qua. Adesso lo faccio diventare un bel cubetto, ecco. Ma ce n'è un altro. Ma è pieno ancora. Ma è tantissima gente. Sì, è. Allora, mi serve copertura, cazzo. Se no Michele rimane qua per sempre. No! No, non me lo dire. Non sono me lo dire. Morto anch'io. Non c'ho vita. No, arrivo così. Non farlo! È sciocca! Scende, è sciocca! Tiri animo! No! L'ho provato. Però apprezzo la avevo carica. 3 di vita, non è che potessi fare più di tanto, purtroppo. Avevi il cecchino, potevi fare sniping. Sì, ma tu non hai idea di questo cecchino quanto è lento. Te lo faccio vedere. Guarda. Niente. Schermo nero, non ci è concesso. Premete B. O ESC. O ESC. Infatti ho pensato, ESC devo premere. Ah no, io sto. Guarda il mio cecchino quanto è lento. Io qua sto giocando voglio. La console pesant perché non ho impostato per un mancino la... Bravo Michele, utilizza il bonus. Vai, che male. Fuori dal bar di influenza. Ogni volta che parliamo di questa cosa del mancino mi stranisce come non ci sia un'impostazione automatica per chi lo è. E la cosa folle è che evidentemente siamo troppo pochi. O magari chi cresce già educato a usare entrambe le mani si abitua. Chi è stato mancino sempre se la prende nel segno. Ah, dici che le nuove generazioni magari non hanno di questi problemi. E infatti io ho visto gente mancina che usa comunque il mouse a destra. Esatto, cioè, appunto. Però... Mamma mia, sono morto. No, ragazzi, mi sta massacrando. Ma sono diventati più forti da un minuto fa. Che succede? Ma no, sono tanti. Ma guarda quanti sono. Guarda quanti sono. E poi siamo Apocalisse 3. Sì. Beh, si può sempre abbassare. Oh mio Dio, ma ci bisciottano! Ma non è così forti prima, scusami. È successo Antonello! No, arrivederci, buona giornata. Che miseria. Tanto gli vedo addosso 300 bonus e 300 malus. Sì, la collezione permesso. Ma
possibile che ci siano tutti con me, ce l'hanno. Perché ci sei solo tu? No. Allora, proviamo ancora ad Apocalisse 3. Vai. Dobbiamo solo posizionarci un po' meglio. Esatto. Secondo me si può decisamente fare. Chi non ha premuto esco? Io l'ho premuto, Karim. Ero io, scusa. Allora, con più calma. Ma perché proprio calma. L'abilità subito? Ah, ma subito, niente. Madonna. Spammoni. Spawn kill. Dove sono i suoi minion? Non so se battere, cioè buttare giù lui o focalizzarmi sui nemici che arrivano. Io direi la seconda. Ai, che male, gliela toglierei. Però arrivano effettivamente anche tanti nemici. No, vabbè. Belli incazzati tutti. Mamma mia, i danni che non prendono. Aia. Tieni. Niente, sono a fuoco, ma anche bagnato. Beh. E nulla. Ok, arriva. Mamma mia, in un secondo. Ok. Lui è quasi andato, eh. Mamma mia. Ok, rialzo. Ancora però anche io, qua. No, ma focussato. No, amici belli. Non ti preoccupare. Io adesso mi posso rianimare. Ma fanno anche il root. Sto aspettando che si togliesse per rianimarmi. Ok, da me. Ok. Scusa, muori per piacere, grazie. Uila. Arrivo, Karim. Le botte che mi arrivano. Sono morto. Mortissimo. Porca miseria, ma ti shottano questi! Muoio anch'io. Aspetta, Mamma mia, ma quanti sono? Nulla. Però, allora, quello grosso è morto praticamente, il giustiziere, eh? Sì, solo che dobbiamo scappare perché questo salta come un dannato. Devo salvarti. Sì, tra l'altro con un... Esatto. Ma sta sotto metà vita, tantissimo. Sì, le no! È morto! No! Anche noi! Oh, siamo stati molto più bravi stavolta. Molto più bravi. Ce lo darà. No, niente. Siamo stati veramente molto più bravi anche a fare crowd control. Mancava poco. Allora, vediamo un po' se al posto del fucile prendo un mitra. Aspettate. Anch'io volevo cambiare le armi. Ok. Secondo me. Ok. Allora, ho anche un elmo più forte adesso. E come si fa a partire da questa? Vediamo un po', sconfiggi il giustiziere. Ah, ok, camminando in avanti. Allora, scusatemi. Figurati. Vabbè. Io ho tutto massimizzato per il corto raggio, quindi. Credo dove essere io, ma mi sta andando tutto per la distanza, purtroppo. Arrivo. Vedi? Puntiamo al 100% su di lui il nemico prima che arrivi il minion. Va bene, esatto. Eccoli qua. Niente. Signori, aspettate, è fatto così. Oppla là. Dai, perché non posso usare la botta di vita? Che melle! Niente. Mi fregano! Oh, sono tornato. Non benissimo, ma sono tornato. Dai, che è quasi morto.
Anche io non scherzo. È morto. Lui è morto. Perfetto. Ottimo, bravi tutti. Ora giochiamo a Gears of War. Ah, ma questo non è uno di voi. Salve. È perché siamo vestiti veramente strani pure noi, eh. Sì, sì, altro che. Io ho un elmo da cattivo, chiaramente, cioè. Se non hai visto la mia faccia. Sono morto. Arriviamo. Ah no, tu in guerra sai la prima volta, è vero. Olè. Grazie. Mamma mia, i danni. Ok. Sì, che è fattibile. Semplicemente buono. In questa arena ci hanno cerchiato molto più spesso rispetto alle altre. Esatto. Occhio però che lì è pieno, Là è pieno tanto. Di loot, guarda. Vado. Qua. Cerchiamo di stare troppo esposti. Esatto. No, dobbiamo coprirci. Copertura. No, infatti, noi fa appunto. Vai via. Madonna mia, la troia. Aspetta, questa ci seconda sono io, ondata fa dei danni pazzi. Ah, ma c'è uno nella ghigliottina. Ecco perché. Mamma mia, ma appena mi vedono mi massacrano. Ai. Bravo, niente, bravissimo. Sono a terra. Ok. Vai da Michele. Ma lì, vabbè, provo, Sono più scoperto di lui. Ok. Allora. Cerco di... Vai, tutte e due, tiè. Grande! Grandissimo. Bello dall'angolo dietro, bravo. Ok. Bello. Ah, io provo col cecchino, ma... Faccio... Non tantissimo, ma meglio di niente. Stavo arrivando anche io lì, ma che giocare bello, spara... È il momento di giocare allo sparatutto normale. Ci vogliono 5 colpi in testa per ucciderli, ma... Io devo teletrasportarmi e fare un po' di casino, altrimenti qua... Ok, bloccatemeli così che col cecchino poi dopo... Ottimo! Bravo, Mike, così. Ottimo. Boh. Grandi! Mazza, poverino quello. Oh, let's go! Era dopo Apocalisse 4? No, direi di no. Siamo fermi così. Aspetta un po'. Allora. Aspetta un attimo a parlare che... Intanto ci siamo beccati gli encomi. Ah, ma è una ghigliottina multipla, non l'avevo notato. Sì, è la grande lama, perché non c'era una grande forma di... No, sì, però non avevo capito che potevano giustiziarne più di uno per volta, no? Era per ottimizzare l'hanno fatto, non per fare gli sboroni. Abbiamo sbloccato un punto Pax, È praticamente l'abilità che ti porta alla classe di prestigio. Esattamente. Figata. Bello. Sì, okay. Sì. Facciamo così. E poi... 4, 5, 6. Mamma mia, la voglia che ti viene di fare le cose qua. Ok, andiamo. Ok. Ditemi quando avete fatto, così parlo al signore. Sì, stavo reclamando la ricompensa senza però passare di grado di apocalisse. Vai. Bastardo? No, perché lo volevate? No. Va bene. Se mi sembrava una sfida giusta. Ma era un pezzettino che lo teneva fermo. Si poteva arrangiare. No, è che noi siamo super forti. Certo. Prego, comunque. Sì, veramente. Adagio. Outrider, tutto bene? Sì, grazie a voi. Il tuo villaggio abbandonato era pieno di ribelli. Mi spiace, i miei ricordi non... Suppongo che la mia mente voglia solo... Un po' paraculo, comunque. Si è dimenticato una ghigliottina enorme piena di gente. Bravissima. No, l'ha detto. La ghigliottina l'ha detto. Sotto la grande lama. Non mica ha detto cos'era, però, Il ma papo. Sono nemici! Ma sono nemici questi! Ah, sì,
facevano i cazzi loro. Ho capito. Finché non ti vedono, c'hanno anche ragione. Ok, prendiamo i proiettili un secondo, altrimenti. Vado. Tiè, Jenga. Mamma mia. Apocalisse 3 mi era parecchio, eh? Abbastanza, sì. Sì, però... cioè, allora, non ci stanno cercando come prima, quindi va bene. C'è un mini che era boss il problema che avevamo. Hai visto, visto. Ragazzi, guardate che dietro c'è gente, eh? Adesso. È vero! Antonello, no! No, no, tranquillo, tranquillo. Che poi sono Pasquale, adesso. Come mi metti come Antonello? Eh no, io leggo Antonello Golfini, perché io leggo diciamo, l'account e non il... ok. Yeah. Oh no, il crematore. State al sicuro, non preoccupatevi per me. Sì, sì. Tranquillo, rimani lì. Ah, questo è un altro di quelli che c'ha le mutazioni, ecco perché. Il capitano Davangu. Bestia, ma che cazzo mi ha sparato addosso? È il piromante, ce l'ho anch'io quell'abilità lì. Vabbè. E lui tra poco non ce l'ha più. Ci tira una botta. Bravo. Non è morto, va come? Ok. Manca poco, ecco. Allora, andiamo da Michele. Sì. Arriviamo, Mike, non ti preoccupare. Con i nostri tempi. Scusa, te l'ho impacchettato, cari. Non importa, non importa. Eccoci. È che quando li impacchetti non posso sparargli. Yes. Grazie. Ah no, non gli fai danno? No, non segna l'hit mark. Perché lì impacchetto e poi dopo attirano gli altri. Ok. È fatta. Manca uno, ne manca uno. Benissimo. È pazzo. Okay, questo è equilibratissimo. Stavano facendo bene, secondo me, a giustizia. Abbiamo salvato uno psicopatico. Oh no, un fucile a pompa. Vabbè. Ok. Vabbè, bravi. Qui? Nemici a caso, no? Sei peggio di Tiago. Hai almeno idea. Se volete modificare le armi. Ok, ok. È vero, figo. Allora. No, non voglio toccare anche perché tanto sicuro dropperò altra mille robe. Per quello ti dico. Presto, sì. Conviene farlo dopo. Touché. Ah, cacchio, però avevo Oh, c'ho un'arma tutta in celofanata adatta alla mia faccia, molto bene. Michele, c'è una cosa da premere. Sì, ero nel menu a cercare. Ho trovato un altro fucile e io ho i bonus per il fucile, quindi l'ho cambiato con soddisfazione. Io sono diventato Mad Max comunque nel frattempo. Ma un po' tutti, qui siamo in stile Mad Max. Ma tu sei... come si chiama quel gioco horror dove c'è il fidanzato che va a recuperare la fidanzata appunto in questa casa horror e c'è la maschera da hockey che gli si attacca alla faccia? Jason? Ah, sì. No, no, non Jason, un videogioco era. Ah, e usava una mannaia come arma. Hanno fatto un remake su Play 3 tra l'altro qualche anno fa. Su Play 3 qualche anno fa, ho capito. Mi dicono Splatterhouse. Splatterhouse. Okay. Splatterhouse. E la maschera di Michele è Splatterhouse. È vero. Ora mi serve un modo per riconoscere il tuo scienziato. Naturalmente. È il camice. È semplice. A Salvador manca una gamba e usa un bastone. Ma fa attenzione. Resta comunque un... Sarebbe divertentissimo se ci fossero un sacco di personaggi adesso senza una gamba che usano un bastone. E devi scegliere quello giusto, come in Metal Gear Special Missions. Okay. Allora, devi osservarli mezz'ora. Sono cattivi questi, sì. Chi è? Yeah. Mamma mia, ho fatto 30.000 danni a questo. I cecchini, i cecchini, i cecchini, mamma mia. Oh, porco miseria. Quella granata di merda. Fucile ha un problema. Anche il mio.
È un mitra, ma devo premere continuamente. Semiautomatico. Semiautomatico. No. Cioè, fare un colpo e basta. Cioè, non ah, ok. Bolt action. sembra più una pistola, altro che semiautomatico. Aiuto. Qui è un casino, eh. Ma questi no, dobbiamo aspettare che arrivino. Bellissimo. Perché io non ci arrivo fino alla senza morire. Dovrei andare io, ma sono tutti teschio rosso qua. Bestia. Anche perché ho solo 10 colpi, non riesco proprio a capirla sta arma. Sì, mi sa che è un bolt action davvero. Quindi ma non lo è. È mezzo cecchino. No, l'altro. L'altro che ce l'ho così. Ragazzi, ma gli sto scaricando headshot dal fucile a bruciapelo e non muore neanche a cercare proprio. Ma quanto male li dobbiamo fare a sto cristiano? Siamo a un apocalisse oltre il nostro livello. Allora. Oh, ok. Volete che abbasso? No. No, più che altro noi siamo arrivati non con Scusa. Un personaggio che abbiamo portato al 30, quindi. Esatto. E anche quello. Non abbiamo una build. Secondo me le tue sono tutte scuse, io sono bravissimo, guarda qua quando li uccido. Ma non siamo ancora morti, quindi dai. Magari ce la faccia. Questo uccide veramente male, eh. Ma loro sono indistruttibili. Bellissimo che io cerco di sparare a un tizio e a un certo punto diventa un sasso. Però ho visto che ha trascinato l'altro, effettivamente. Sì, quindi... sì, è quella l'abilità. Attenzione, ho sbloccato la cifra, cooperazione. Grado 1. Vuoi darci 5, Michele? Facciamolo. Sono pronto. Qual era il tasto per l'emoto che non mi ricordo? La V. Sì, la V sulla tastiera. Sono pesante oggi. Vieni, Gattuso. Sì, arrivo. Allora, quindi, siete pronti? Qual è? Questo? Esatto, è questo. Però bisogna fare... Okay. Però bisogna fare 3, 2, 1. E non questo. No. E allora dai, questo. Allora facciamo. Aspettila! Golfini! Ecco, allora, vai. Quindi 3, 2, 1, il 5! Sì! Evviva! E non è crashato! Sì! Ci ha dato l'encomio anche. Molto bene. Ottimo. Il momento che tutti stavano aspettando, esatto. No. Non... Allora, se non c'è la sezione platform, io mi offendo. No, ma non c'è il salto, quindi. Ma tu sei pazzo, non si può saltare. No, io speravo che se entrasse sopra le rotaie si facesse la sezione in cui si salta. Ah, dici tipo esatto. Lion Game. Esatto, sì, certo. Sarebbe stato bello darci la rotaia, esatto, e sparare da quella. In modo di torrette. Mi è arrivato un altro, amici. Ma porca mia, proprio con me ce l'aveva. Ma guarda te, sta gente. Tieni. Questo però sotto la paga cara. 14 colpi li devo sparare. Senza ma che male che c'ho. Ho uno. Tutto quello che avete, amici. Ma lui, le mie abilità non funzionano purtroppo. Non lo posso impacchettare. Infatti dovresti fare quelle da DPS. Sì. Però c'ho solo questo, arrivo. Eccolo. Ma nostro. Dai, ha funzionato. Easy. Ce ne sono altri due! Sono due! Sono due, veramente! Sono due. Basta Apocalisse 1. No, ce la facciamo. Sono già morti, dai. Vai. Quando faccio headshot faccio 1.400, 1.700. Marca. Mi ha bloccato. Anche a me. Mi ha bloccato e niente. Aspetta, Mi rianimo. Mi servi tu? Arrivo, no, ma... Ammazza che male. Guarda che ci sono i minion, non è una buona idea. No, vai via, Kerry, vai via. Tanto mi ha massacrato. Mi raggio. Porca puttana, che paura. Vabbè, ma allora, scusa, uno si tira su un attimo. Au. Ok, questo è pericolosissimo. Quanto sono incazzati questi, oh. Tantissimo, un po' troppo. E ho finito i colpi. No, non è vero, perché non mi ricarica? Ok. Ok, mi sono curato ammazzando un tizio. Vai, ne sono rimasti pochissimi. Anche io però. Mamma mia, cosa ho schivato. Bella. Niente. È morto. No, ce la fai. Adesso ti razziamo. Sono nostri. Ti resto. Non è vero, mi ha spinto via. No, arrivano minion. No, aspetta, sono morto male. Ti rianimo. Scappa. Mi spingono. Sono tutti maleducatissimi, Ma perché sto perdendo vita io? Sono fuori dalla battaglia.
Dai. Sono rimasto incastrato, Michele, mi serve una mano fortissima. Arrivo. Bravo, mamma. Era proprio questo. Perfetto, dai che va. Grande. Ok. First try. Yeah. E c'è un lutto viola lì. Le brache. Ho trovato delle no, brache. No, dei guantini. Mi metto le braghe. Ah, poteva andare peggio, dai. Oh, sono full viola adesso, eh. Nice. Io ho ancora i guanti. Ah no, ho trovato dei guanti viola. Ok. Trova Salvador. Il cavallo? Sì. Allora. Vedi che adesso sarebbe... hai l'informazione, non te la puoi più togliere. Sarebbe no, infatti hai rovinato la RAM del mio cervello per sempre. E pensa se è l'ultima persona che vedrai nel gioco. Esatto. Devo giocare tutto pensando ad un cavallo. Piace che abbiano messo delle catene da bici giganti per questo ponte. Ma si è abbassato storto. Aiuto. E va bene. Oh! Così non puoi tornare indietro, no? Esatto. Cioè. Level design. Dai, dov'è il vero boss? Oh no, l'ho chiamato proprio. Ok. Grazie, Mike. Difendete il laboratorio di Salvador, nessuno entri! Allora. Grazie dell'indizio, sì, giustamente, perché io stavo cercando quello. Ho trovato una cazzata, forse. Ok. Ale. Ale. Aia. Cioè, io vengo stannato veramente troppo. Dalle abilità, sì. Infatti tu puoi bloccare le loro abilità quando le stanno caricando, eh. Sì. Orca miseria, che male. Questo ha fatto veramente malissimo. Ok. 22k di critico. Aia. Mamma mia, ma gli headshot di questa pistola! Broken! Mazza, li stiamo massacrando! Ale! È andato benissimo! Posso avere la sua Gatling? Sarebbe fighissimo. Vai, revolver, best weapon del gioco. Allora. Mi servirebbe un mouse con più tasti per usare le abilità, che con l'1, il 2 e il 3, quando, mentre mi muovo non è comodissimo. E niente, sono andato giù. Ma tu sta arrivando. Grazie. Il finimondo sta arrivando. Ok, siamo tornati. Sono anche morti tutti. È vero, sì, erano minion base. Grazie a Dio. Perché che mi fa così male qua? Ma come mai? Ma ci ho sparato in faccia. Ma perché mi dà hitmarker, scusa? Io tranquillo, gli sparo in faccia. Oh, porca miseria. Fico, bella sinergia. Stiamo spaccando. Apocalisse 3 suca. Allora. E ok, vado a attivare l'ascensore, ok. Ok. Posso mettere l'Apocalisse se volete? No, ti prego. Siamo soddisfatti. No, siamo a 3, ma possiamo arrivare a 7 se non. No, Pecco! Certo, inferno 4. Allora,
Oh. Com'è successa questa cosa? Salvador. Non sai quanto desideravo di trovarti vivo. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo. What? Shadow of the Darkness. Oh. Ho sentito dire cose davvero terribili. Ah, la cattivona Marvel. Eccola. Io lei stavo aspettando. Peak design. Dimmi, quante persone hai ucciso solo per raggiungerci? Quelli che hanno cercato di fermarmi. Non sembra stupida. È per questo che state perdendo la guerra. Ti conosco anch'io, comandante. Comandante Ereshkigal. È uguale. Bel nome. Sei una che si nasconde nell'ombra e manda la sua gente a morire. Mia cara, ma non lo capisci. Io sono... L'ombra. Ti pareva? Vieni. Abbiamo tante cose. Che comodo, eh. Comoda questa cosa. Bellissima. Perché l'hai fatto? Accetterei le vene varicose per avere la stessa tua abilità. Perché lui non mi ha ascoltata. Hai davanti a te due strade. Una porta a un nuovo inizio. E l'altra al dolore. Beh. E all'orrore. Ah, addirittura. Tesoro, non mi spaventi. Vuol dire che non mi conosci. Adesso gli fa una sedia anche a lui. Più grande della guerra. Lombelle, Lecia, brucerà tutto quanto. Sei forte. Ma potresti esserlo ancora di più. Com'è tempo per gli umani che proteggi. Che ti liberino del loro fardello. Lascia che trovino la salvezza. Non credo che apprezzerò la tua idea di salvezza. Infatti no. Ma credimi, migliora di giorno in giorno. Oh, madonna! Avrà un piano, spero. Nuoto, dove va? Siamo ancora qui. Ah no! Ehi, aspetta! C'è qualcosa che non va. Che è successo? Ti carico in zona. Farò partire subito. Ah, ok, ok. Ma quanti... Beh, in realtà... Succede? Sfumature a nero. Questo potrebbe anche essere un buon cliffhanger di fine live, eh? Vero, è vero. Vero? Mi è dispiaciuto che lei non fosse stata, non sia stata un boss da cui magari vincere ma perdere, perché avremmo menato le mani in finale, però ci sta, perché adesso sicuramente parte un altro, esatto, parte un altro filone narrativo. Figo però, cavolo. Sì, sì, sì. Molto. Ragazzi, grazie di aver giocato insieme. Ma grazie a te, grazie a te per averci ospitato. Sì. Che dolcezza. Grazie. Vi libero. In chat vi salutano. Ditemi grazie. Cosa. Vi siete divertiti? Molto. Ah, sì, ma dai. Sempre. Guarda una cosa divertente: Karim è despawnato e ha droppato l'arma. Lo fa anche a me? Vediamo. È caduto a terra? Sì. Oh no, mi ha dato il caricamento a nero.
Ah, perché ero Lost, niente. Ah, giusto! È il vero perfetto finale, ragazzi. Va bene. Grazie di esserci stati. Grazie. Grazie a voi. Buona a serata. A presto, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Ma dai, avete visto che la live ha funzionato? Ha funzionato. È andato tutto bene. Ed è divertente, è divertente. È uno di quei giochi che se vai al liceo... Comunque, ok. Ok. Wow. È stato un enorme piacere, ragazzi. È stato veramente un enorme piacere. Una bella diretta. Spero vi sia piaciuta. Volete essere premiati, visto che non ho potuto ringraziare tutte le sub e tutta la partecipazione? Che bello comunque giocare con loro. Mi dispiace sempre non avere l'occasione di avere il tempo di poterlo fare più spesso, ma... Volete per caso uno spoiler? Ma è uno spoiler grosso, eh? Di quello che accadrà nella live... Retro Game? Non vi metto il titolo, non vi metto il titolo perché è uno spoiler, dovete indovinare da voi, credo che veramente, se mi seguite da sempre, una volta ve ne parlai, ma è assolutamente implausibile che qualcuno se lo ricordi e non credo che ci saranno tutti a indovinare, anzi, grazie a tutti ragazzi, siete meravigliosi, Zaron, non più importante degli altri, ma ultimo e quindi fortunato. Io sono il fortunato, grazie delle sub donate, ma veramente siete stati meravigliosi oggi, grazie di cuore. Ok, lo spoiler è questo. E non vi dirò altro. Allora, signori, ci vediamo stanotte alle 21:30 per Inscription Cases. E... sono molto contento che vi lasci interdetti. Ovvio che non lo conosciate. È questo il bello di fare la prima live come sorpresa, no? Raidino? Why not? Why not? Why not? Round 2? Grazie di cuore, ragazzi. Vi adoro. Alla prossima. Il microfono! Stavo scrivendo! Alla prossima! Addio!